portate avanti con tanta convinzione quello che state cercando di convincere nella società di oggi. Perché gli stili di vita sono il futuro delle persone di domani, sono il futuro delle persone di dopodomani, e il Sistema Sanitario Nazionale, se va avanti come sta andando avanti, non reggerà alla classe mia che diventerà anziana con stili di vita non corretti. Con questo invito del direttore generale Pietro Girardi si è aperto il congresso della Società Italiana di Gastroenterologia e Patologie e Nutrizione Pediatrica, che si è tenuto alla Gran Guardia di Verona. Al centro la nutrizione in età evolutiva in senso globale, dalla mente al corpo, da qui la lettura che ha aperto i lavori col professor Vittorino Andreoli, che ha affrontato il tema «La fame del cervello». Tra i lavori scientifici proposti, interessanti i risultati preliminari del progetto sviluppato dalla ULS 9 con l'Università di Verona, un'indagine sulle abitudini di vita e sui disturbi funzionali gastrointestinali dei ragazzi veronesi. Siamo qui in Gran Guardia al Congresso Nazionale SIGEMP, nel quale vengono presentati una serie di elementi innovativi a partire da protocolli specialistici nel mondo della gastroenterologia e della nutrizione pediatrica, che proprio in questa sede vengono discussi e che poi serviranno per tutti i nostri ospedali, il territorio, e quindi c'è anche l'orgoglio di essere al centro di una programmazione che si espanderà a livello nazionale. Per quanto riguarda invece la nostra realtà veronese, sono stati presentati alcuni lavori che, seppur in via preliminare, già fanno capire come gli stili di vita nei ragazzi siano fondamentali. In particolare, tre elementi da sottolineare: l'importanza del fare colazione, di non bere troppe bibite gassate, anzi di berle solo eccezionalmente, di essere molto attenti con i dolci. Altre situazioni di questo tipo sono in elaborazione, come l'uso dello smartphone, e prossimamente effettueremo un altro evento nel quale presenteremo i dati e sarà un'ulteriore occasione per incontrarci.